se devo tentare di dire una cosa nella quale non credo, però non ho mai neanche tentato perché credo che il bluff alla fine non possa funzionare in politica. Può funzionare per lo spazio di un mese, di qualche settimana, forse di un anno se sei fortunato, ma alla fine la verità esce sempre fuori. Ed è anche la ragione per la quale io ho scritto questo libro, per raccontare tutta la verità su chi sono, con le mie debolezze, con i miei punti di forza sicuramente, con le ragioni che mi hanno portato dove sono, con le paure che ho dovuto affrontare, il modo in cui le ho combattute, volevo che fosse un romanzo, no? Anche per raccontare tante cose, e perché credo che noi parliamo dei politici sempre come se fossero un'altra razza, no? Come se fossero stati calati da un UFO, come se venissero i politici non è che sono dei marziani, i politici sono italiani, sono lo specchio della società che rappresentano, c'è gente ottima, c'è gente pessima, c'è chi fa bene il suo lavoro, c'è chi lo fa pessimamente. Il punto è se noi siamo in grado di sceglierli. Allora non devi pensare che siano perfetti, non devi pensare che siano infallibili, non devi pensare che siano per forza delle persone pessime, devi valutarli per la sincerità, la determinazione, l'onestà, la credibilità, la passione, la pazienza, la disponibilità al sacrificio, la coerenza con i propri valori che mettono in quello che fanno, con i loro errori, con i loro fallimenti. Però questo è, o prima noi capiamo che i politici sono persone come noi e quindi siamo in grado di giudicarli per quello che sono, e prima impareremo forse a scegliere meglio la nostra classe dirigente, cioè per intendere quelli che arrivano e ti propongono la luna, prendono la luna per le orecchie e te la porto e te la consegni a casa, ragazzi, stanno mentendo, bisogna imparare a capirlo. Perché quando la gente arriva e mette, vuol dire che non è sincero. Dicendo dei no quando è necessario dire dei no. Quindi ringrazio Andrea Augello, che oltretutto voi conoscete molto bene, che se c'è una persona autentica che è sempre abituata a dire quello che pensa e a dirlo con una certa anche schiettezza, con una certa così insomma determinazione, è lui, e quindi è anche sicuramente una persona che da questo punto di vista mi ha insegnato tanto, e sono contenta che oggi sia in Fratelli d'Italia, sono contenta che porti la sua determinazione, la sua competenza, la sua serietà, la sua esperienza, la sua storia e la sua autenticità, e sono convinta che faremo ancora grandi cose insieme. Grazie Andrea. Direttore, di fatto l'intervista è già iniziata. A te la parola, io sono Giorgia, Paolo Petrenca, prego. Grazie, grazie. Scusa Paolo, posso dire una cosa prima che inizi? Intanto facciamo un altro applauso al nuovo direttore di Rai 24. L'ultima volta che l'ho visto è invecchiato di 10 anni, una settimana. Sì, Quindi non ma immagino come che vedrai che mi ha scaricato di esatto. che è l'unica cosa che ha L'ultima volta che detto. l'ho visto eri oggettivamente più giovane, quindi sono contento che l'hai presa bene questo nuovo incarico. Ma volevo dire a Massimiliano che per questa città sei sempre un vice sindaco, perché per chi sa fare, per questa città si muove sempre un assessore. Cioè, per chi crede che la politica sia rispetto degli impegni presi con i cittadini, per chi sa che la politica è soprattutto lealtà, capacità di fare il gioco di squadra e non pensare che dove arrivi ci sei arrivato perché sei stato bravo tu, ma ricordarti sempre che dove arrivi ci sei arrivato perché c'è qualcuno che si è sacrificato dietro di te e tu eri solo il portafiaccola e il portabandiera, tu sei, per tutte le persone che la pensano così, tu sei ancora vice sindaco, Simone è ancora assessore, Fratelli d'Italia. Bravo, ti farei No, dicevo, ma avete praticamente bruciato tutta la premessa con questa cosa di Andrea Augello, perché oggettivamente mi ero preparato tutta una cosa e vabbè, non mi tagliare. Siamo entrati nell'intervista e nel libro. Allora, partiamo da qui, partiamo da questo libro, però. Io ho sentito naturalmente tante interviste che hanno fatto i miei colleghi, molto più famosi di me, però qualche domanda, io vorrei fare qualche domanda partendo dalle radici. Tu hai scritto questo libro, hai detto giustamente, è un romanzo per capire anche chi sono, no? Per rivelare chi sei. Ecco, tu sei una donna che è cresciuta in qualche modo nella destra, una donna di destra, e allora vorrei partire da qui. Sei cresciuta anche, diciamo, in un momento, hai avuto dei momenti difficili quando, leggendo il libro si capisce molto bene, perché tu dici mancata una presenza paterna. C'è stata comunque
sempre tua madre come punto di riferimento, però io vorrei capire che vuol dire essere una donna tra le donne di destra che cresce e che diventa Giorgia Meloni. Beh, sono 44 domande in una. Molto bene. Allora, dunque, che cosa vuol dire essere una donna di destra? Vuol dire oggettivamente non essere messi in una condizione facile. Cioè, io ho fatto politica sempre da quella che viene considerata la parte sbagliata, per il mainstream, noi sappiamo che è la parte giusta, ma insomma, non dalla parte facile. Sono una donna e quindi anche questo, diciamo, non è considerato un vantaggio, soprattutto in un ambiente molto, molto maschile come quello della politica. Ho anche cominciato molto giovane, sono tendenzialmente pure parecchio bassa, diceva un gelo, l'ho vista crescere, non so quando gli sia successo, perché sempre io 1,58 rimango, però al netto dell'altezza, ho cominciato molto giovane. Io sono stata, prima dell'avvento di Di Maio, il più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati, sono ancora il più giovane ministro della storia della Repubblica, sono l'unica donna segretaria di un partito politico della storia d'Italia, c'è un sacco di record di Guinness, però tutte queste cose insieme di fatto hanno sempre comportato che ovunque io arrivassi, diciamo, la faccia era un po' quella di, no, farci ridere. Di quello che doveva essere inadeguato al ruolo. Io fortunatamente ho un carattere che, diciamo così, non accetta facilmente la sconfitta. A me piace la competizione, io sono una persona molto competitiva e sono cresciuta in una situazione familiare, poi mi sono, diciamo, ho la pretesa di essermi psicanalizzata da sola, mettiamola così, però il combinato disposto tra un padre che se n'è andato quando io avevo un anno, che io non ho più voluto vedere quando ne avevo 11, quindi un padre che non ti vuole, che ti rifiuta, il che io, guarda, ho negato fino ai 30 anni buoni che l'assenza di mio padre avesse avuto un rilievo nella mia formazione, no? Cioè, sai quelle cose che tu... L'hai capito, diciamo, l'hai capito a distanza. Poi ci ho fatto i conti, questo mio bisogno di farmi sempre accettare, no? Questo mio bisogno di non deludere le persone, alla fine con questo modo quasi maniacale che io ho di non deludere mai nessuno, che poi diciamo può essere utile per gli altri, perché sono sicuramente una persona che si spende molto, ma per se stessi è un po' faticoso, no? Combinato disposto tra questo e una madre invece molto volitiva, e io ringrazio tutta la vita per come mi ha cresciuto, però la mia non era una madre pioccia, non era una madre che ti diceva... Cioè, io mi sono iscritta da sola al liceo, per dire, mia madre non sapeva neanche bene in che scuola mi fossi iscritta, no? Perché lei ti diceva, guarda, la tua libertà dipende dalla tua responsabilità. A me non interessa se tu vai a scuola, non ci vai, fai come credi. Io guardo la pagella alla fine dell'anno e vedo i voti. Se i voti sono buoni, tu non ti preoccupare, puoi fare quello che vuoi. Se i voti non sono buoni, tu non fai più niente. Sono una che se la cavava da sola. Avevo la media del 9, e facevo quello che volevo fare. Ringrazierò tutta la vita mia madre di avermi cresciuto così. Cioè una persona che ti responsabilizzava a 12, 13 anni, a 14 anni, già ti considerava una donna e te la dovevi cavare. Però quando tu gli portavi la tua bella pagella con la media del 9, sai, gli amici miei la media del 6 gli regalavano un motorino. Mia madre faceva questa scena. Fa un po' parte del tuo dovere. La media del 9, per cui io sono cresciuta con l'idea che il 9 è la parte del tuo dovere, quindi quando sei al massimo, quando hai fatto ottimamente il tuo lavoro, è la normalità. Se io prendevo 7, mi prendevo il colpo, e ancora oggi, se mi dicono, non so, io faccio un intervento e mi dicono, ah, bravissima, spettacolare, a me non dà, diciamo, particolare. Se mi dicono, ma sai che ti ho visto ieri in televisione, eri un po' stanca. scatta la crisi. E questo, quindi io ho un carattere che sicuramente per formazione mi ha aiutato ad affrontare questa roba qui, cioè la Meloni è preparata, cioè, io sono secchionese, sì, cioè io sono una persona che studia tutto, guarda la Colosimo in seconda fila come fa così con la testa. Io sono puntigliosissima, se devo parlare di una cosa ne voglio sapere tutto, ma sai perché? Perché io non mi sono mai potuta permettere
di dire un decimo delle idiozie che ho sentito dire a tanti miei colleghi. Io non me lo potevo permettere, a me mi hanno deriso anche per cose corrette che dicevo, mi hanno preso in giro quando avevo ragione, perché il racconto che il mainstream ha fatto su di noi e che questo libro ha, volente o nolente, smontato, è che noi siamo sostanzialmente una banda di analfabeti incapaci di leggere, di scrivere, di capire assolutamente qualsiasi cosa, forse financo di fare una croce sul simbolo quando si va a votare, quindi tanto vale che non votiamo perché tanto non siamo capaci, giusto? Questo è il racconto che fanno di noi. Era inevitabilmente il racconto che dovevano fare di me, che hanno tentato di fare di ciascuno di noi, era inevitabilmente, a maggior ragione, il racconto che dovevano fare di me. Di una stupida, di una ignorante, di una cretina, eccetera, eccetera. E quindi io, che ringraziando Dio, cretina non sono, ma che per esempio non mi sono laureata, per cui mi sono ritrovata, e anche questo non è stato facile, perché io lavoravo già quando andavo al liceo, figurati quando ho finito, non venivo da una famiglia agiata, non mi sono potuta laureare, facevo già politica, mi dispiace, perché oggi penso che con quello che ho studiato potrei prendere 3 lauree, però mi mancavano dei fondamentali, no? Quando vai a parlare di economia, di diritto, di una serie di geopolitica, di una serie di materie, tu ricominci da capo, quindi devi studiare 10 volte tanto, e loro lì sempre con questa faccetta che ti guardano nella speranza di una retinata che ti ridiamo in faccia per 50 anni. E io questa soddisfazione non gliel'ho data mai. E non ce la do. E quindi io volevo collegarmi a questo, perché se dicevo una donna di destra, perché la sfida nei confronti era anche questa, cioè è stata anche questa negli anni, come ci stai raccontando. Cioè si aspettavano la cretinata anche perché eri donna di destra? Sì, no, soprattutto perché ero donna di destra, tanto perché ero di destra, poi ero pure donna, per cui figurati, poi ero pure ragazzina, quindi figurati. E comunque anche nel mio mondo, no? Anche in questo mondo, lì c'è tutta un'altra diciamo dinamica, che è quella della donna in questo caso, perché nel nostro mondo che ha molto forte questa dimensione dell'epica, no? Il condottiero. Insomma, accettare che una donna potesse, diciamo, condurre non è stata una cosa facile. Infatti io sono nata lo stesso giorno di Giovanna D'Arco, mi chiamo anche Giovanna di terzo nome, speriamo non faccia la stessa fine, perché a lei non è andata molto bene, però era nata anche lei il 15 gennaio, e però non era, anche quella non è stata una cosa facilissima da far accettare. Allora, attenzione, io rivendico che non sono mai stata discriminata per il fatto di essere una donna a destra. E sai perché alla fine accade che proprio a destra emergano, siano emerse le principali leadership femminili? La destra è appunto la prima che esprime un segretario di partito, la prima che ha espresso un direttore di giornale, la prima che ha espresso capo di un sindacato, donne. Perché? Proprio perché noi non accettiamo il meccanismo delle quote. Cioè a me è una cosa, io sono contrarissima alle quote, secondo me sono una stupidaggine totale. E sono l'unica che ha proposto di abolirle, perché da segretario di partito ti dico che sono una stupidaggine. E a me fa impazzire quando sento questi della sinistra che fanno quelli che difendono le donne, tipo Renzi che a un certo punto dice quando fonda Italia Viva, non è azzeccatissimo, fonda Italia Viva, dice il mio è un partito femminista perché ho messo la Bellanova a fare il portavoce, la Boschi a fare il capogruppo. Enrico Letta ci dice che lui il PD dell'era Letta è un partito che guarda le donne perché ha imposto 2 capigruppo donna, tra l'altro con gruppi estremamente recalcitranti a questa ipotesi. E a me quello che fa arrabbiare non è che questi leader pensino di poter, diciamo, spacciare un movimento per attento alle donne perché fanno queste scelte, ma che lo accettino le donne. Perché la vuoi la parità? Ecco, se vuoi la parità non ti fai imporre. Se vuoi la parità dimostri che sei la più brava di tutti e ti fai eleggere perché gli altri pensano di non avere un'alternativa migliore. Noi che abbiamo sempre dovuto, penso a Fratelli d'Italia, no? Andrea diceva prima che questo lavoro adesso c'è la sala gremita, ma non è stato sempre così, ma neanche per Fratelli d'Italia, che ricordo essere
Insomma, partito che ha completamente ricominciato da capo, insomma. Partito dal 1.9. Partito dal 1.95 del 2013, no? Poi è stato anni e anni sulla soglia del 3%, il 3, il 3,5, il 4, poi il 3, poi il 2, poi il 3,5, il 4, il 5. Tant'è che io poi ho raccontato nel libro che alle ultime europee del 2019, quelle che poi invece ci proiettarono nell'Olimpo dei grandi partiti, con quel 6,5%, adesso vi spiego anche per quale dinamica, io prima delle europee, a chi, alle persone che ho più vicine, ma nessuno mi aveva creduto, ma io ero abbastanza, diciamo, seria quando lo dicevo, ho detto: guardate ragazzi, se noi non facciamo la soglia stavolta, io mollo, perché insomma, cioè, fare il criceto dentro la ruota dopo 8 anni che fai sacrifici di ogni genere, se non riesci a superare una soglia del 4%, vuol dire che sei sbagliato tu, cioè, per questa epoca, che ne so, dico, non sarò la persona adeguata io, quindi forse bisogna interrogarsi. Io sapevo una cosa, sapevo che per noi sarebbe stato, l'ho detto tante volte, molto più difficile arrivare al 5% che passare poi dal 5 al 15, perché è la dinamica del voto utile. Io purtroppo noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle per tanti anni, no? Quando le persone pensano che, diciamo, votandoti, se tu balli sulla soglia, potrebbero rischiare di rendere il loro voto ininfluente, alla fine, nell'ultimo mese di campagna elettorale, quando polarizza, tu perdi un sacco di voti. Noi partivamo in campagna elettorale, le ultime elezioni politiche, siamo partiti da un sondaggio stimato oltre il 6 e abbiamo preso il 4.4. Perché alla fine, quando arriva l'ultimo mese di campagna elettorale, siccome la gran parte degli italiani decide davvero che cosa votare nelle ultime 2 settimane, e tu vedi, lì c'era lo scontro, per esempio, c'era la competizione tra Salvini e Berlusconi, piuttosto che poi, insomma, gli altri partiti, e molte persone alla fine vogliono partecipare a quelle competizioni, a quelle che contano. Ma quando tu superi, quando noi abbiamo fatto con le elezioni europee invece il 6.6, e quindi eravamo al riparo da ogni soglia di sbarramento, noi abbiamo recuperato tutto il consenso che avevamo prodotto negli 8 anni precedenti. Io incontravo un sacco di persone che mi dicevano: guarda, siete i più bravi di tutti, però non ti voto perché il tuo è piccolo partito. E io dicevo: guarda, il mio è piccolo partito perché tu non voti. Cioè, cerchiamo di capire. Invertiamo. Guarda, c'è anche purtroppo questa dinamica, cioè è come se noi pensassimo che è tutto già deciso. E guardate i sondaggi, molto spesso a questo servono, Non servono a dire cosa la gente intende votare, servono più a indirizzare. Ma invece che indirizzano un po' il voto. Allora, io ti racconto questo. Allora, mi candido sindaco di Roma, come voi sapete, al 7° mese di gravidanza, 5 anni fa. E ricorderete che c'è una parte del centrodestra che decise, Forza Italia decise di non sostenermi, e che sosteneva un altro candidato di nome Alfio Marchini, tra l'altro, diciamo, storicamente proveniva dalla sinistra, lo raccontano tutti come candidato di centrodestra. Io faccio tutta la campagna elettorale con i sondaggi che dicevano che io e Alfio Marchini eravamo entrambi stimati intorno al 20%. Ma chi girava un po' Roma lo sapeva che questa cosa non poteva essere, che i numeri non potevano essere quelli. Però che cosa accade anche lì? Se tu dici che ci sono due candidati di centrodestra, entrambi al 20%, poi c'era la Raggi e c'era Giachetti, che erano tutte e due più alti, ovviamente, magari la gente dice: vabbè, io voterei la Meloni, ma tanto la Meloni al ballottaggio non ci arriva, voto direttamente la Raggi. Allora è andato a finire che io ho preso il 23% e mi mancava un punto per andare al ballottaggio. Marchini ha preso il 10.3. Il giorno dopo delle elezioni incontro un sondaggista in una trasmissione televisiva, mi pare fosse Porta a Porta, e gli dico: scusi, le posso chiedere una cosa? Dico: lei fino a 10 giorni fa stimava anche Marchini al 20%, ha preso 10.3, come è stato possibile? E lui mi risponde: non ha preso quello che ci si aspettava. Dico: scusi, ma lei nei sondaggi ci scrive quello che si aspetta lei o ci scrive quello che le dovrebbe rispondere la gente quando viene lei? Perché la pagano per fare quello che le fa. Però questo per dire, allora io sapevo che una volta superata quella soglia noi avremmo recuperato quel consenso, è andata esattamente così. Però anche il nostro è stato un lavoro oggettivamente lunghissimo, il lavoro di Fratelli d'Italia è stato un lavoro che io sono fiera di aver fatto, ogni giorno di questi ultimi 10 anni, anche quando ho pensato: vabbè, basta, mi dimetto, chi me l'ha fatto fare, cose che si dicono sempre, io sono fiera di aver fatto questa scelta e ringrazio tutte le persone che l'hanno fatta con me, perché poi
non ci sto a questo racconto che Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni. Io sono sicuramente la persona più visibile, sono sicuramente il portabandiera, sono sicuramente, diciamo, quella più rappresentativa anche per necessità, ma io non avrei mai potuto fare quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto, quello che Fratelli d'Italia ha fatto in questi 10 anni se fosse stata da sola. Qui, e l'ho citato, l'ho messa nel libro questa citazione, vale la citazione del libro della giungla di Mowgli, che dice: la forza del lupo è il branco, la forza del branco è il lupo. Io sono un lupo, ma senza il branco io non vado da nessuna parte, e sicuramente se non ci fossi anche io il branco avrebbe maggiori difficoltà. Cioè, noi siamo una comunità, c'è tantissima gente che in questi 10 anni ha fatto sacrifici enormi per portare Fratelli d'Italia dov'è, e che non ha avuto niente dalla politica, e molti sono anche qui, e ringrazio ovviamente tutta la classe dirigente, ringrazio il comunale, ringrazio Chiara, c'è Marco Silvestroni che mi dicono che non ce l'ha fatta ad arrivare per ragioni di salute, anche lui oggi siamo tutti un po' sfigati, e ringrazio tutta la classe dirigente, ma sono fiera di aver fatto quello che ho fatto. Sai perché? Perché noi siamo liberi, e la libertà di dire quello che pensi, di fare quello che consideri giusto, di non stare intruppato in dinamiche che non c'entrano niente, è l'unica vera condizione nella quale si possa fare politica. Cioè, se tu davvero fai politica in rappresentanza di quello in cui credi e per amore della tua gente, devi essere libero. La libertà comporta molti sacrifici, un lavoro molto più lungo di quello che magari fanno tanti altri, però ti dà la soddisfazione di dire di no quando è necessario dire di no. E Fratelli d'Italia, quando era necessario dire no, lo ha detto, e lo ha detto a testa alta, e se n'è fregata dei rischi che correva e anche di tutte le minacce che facevano. Pensate all'ultimo governo Draghi, lo ricordate, l'ultimo governo Draghi, quando è nato il governo Draghi, oggi ci dicono Fratelli d'Italia ha fatto la scelta comoda di stare all'opposizione. Ma quando noi abbiamo fatto la scelta di stare in opposizione, vi ricordate che cosa dicevano? Dicevano: Fratelli d'Italia scomparirà, è finita, non c'è un futuro per Fratelli d'Italia. Perché la verità è che noi non abbiamo fatto una scelta utile, noi abbiamo fatto la scelta giusta, la scelta che era giusta per la nostra storia. Avevamo promesso che noi non saremmo andati al governo col PD e col Movimento 5 Stelle, e non siamo andati al governo col PD e col Movimento 5 Stelle. E mi taccio poi, giuro che la faccio fare un'altra domanda. Un'altra domanda la faccio fare, ma perché non al governo col PD e col Movimento 5 Stelle? Anche qua capiamoci, non è che io non vado al governo col PD o con i 5 Stelle perché, per ragioni di antipatia. Io non vado al governo col PD e col Movimento 5 Stelle perché la politica è un fatto di visione. Visione. Io ho un'idea di dove deve andare l'Italia. La sinistra ha un'idea completamente opposta di dove debba andare l'Italia. I 5 Stelle non hanno un'idea, quelli che incontrano, diciamo, l'interesse così gente di dove li porti della poltrona, che è un altro tema. Queste due idee, che sono antitetiche, non possono essere mediate. Nella mediazione, se io tento di andare al governo con gente che la pensa in maniera diametralmente opposta da me, otterrò nella migliore delle ipotesi un eterno compromesso al ribasso, e il compromesso al ribasso si fa sulla pelle dei cittadini, è chiaro? Per cui non sono forme di governo che possono dare risposte. Nei sistemi democratici normali, quelli diciamo bipolari, il sistema dell'alternanza, c'è uno che vince e uno che perde. Quello che vince ha 5 anni di tempo per realizzare la sua visione e vederne i risultati, dopodiché viene giudicato. Se ha lavorato bene avrà altri anni, se ha lavorato male si proverà la visione e la ricetta alternativa. Non puoi metterli insieme, perché quando per esempio hai risorse limitate, come noi li abbiamo, guardate la manovra finanziaria adesso o le manovre che hanno fatto i precedenti governi, che cosa accade quando tu fai una maggioranza arcobaleno? Cioè 30 miliardi e dici: tu sai 5 Stelle, che vuoi? Io voglio reddito di cittadinanza, 10 miliardi. Tu chi sei? Io sono la Lega, che vuoi? Io voglio quota 100, 10 miliardi. Tu chi sei? Io sono il PD, tu che vuoi? Io voglio che vorranno questi PD. Boh, il matrimoniale, me dai 10 miliardi. E tutte queste cose insieme non hanno un senso. Non hanno un senso. Quindi tu hai buttato 30 miliardi che non produrranno niente. Quindi non è semplicemente che io
non sopporto la sinistra, che comunque non la sopporto ovviamente, ma non la sopporto per le idee di cui è portatrice, che sono diametralmente opposte alla mia, e non rinuncio a quelle idee, a realizzarle per avere, diciamo, la targhetta ministro scritta su un tavolo, perché io posso anche non andarci al governo, Paolo, e magari non ci andrò mai, ma se ci vado a fare quello che voglio fare, non ci vado a sopravvivere, perché non mi interessa andare al governo per sopravvivere, mi interessa andare al governo per cambiare le cose per questa nazione che amo e mi faccio stare. Mi hai dato una sfonda, perché a questo punto io farò sintesi, farò tre domande. Vai, le so. Allora, hai detto bipolarismo e quindi vorrei capire perché a un certo punto del libro dici io credo che andiamo verso un sistema di bipolarismo, perché comunque ci sono grandi manovre al centro, Renzi, Forza Italia, quindi bisogna capire, volevo capire di più di questa cosa. E poi, diciamo, sempre collegandomi all'attualità e a quello che hai detto, Draghi, nonostante tu hai fatto una scelta col Partito dei Fratelli d'Italia di stare all'opposizione, hai un ottimo rapporto con lui e, diciamo, andiamo verso anche la scelta del Quirinale. Tra l'altro, in questi giorni, appunto, lo ricordavamo prima, sei stata citata dall'Economist, no? Tu dicevi poco fa l'aspirazione è quella di andare a Palazzo Chigi. Allora, il terreno per la Presidenza della Repubblica, non so, esatto, non c'è l'età. Vabbè, ci arriveremo magari, però il percorso di Draghi passa per il Quirinale. Allora, che farai per arrivare a Palazzo Chigi e che farai, che poi lo dici bene alla fine del libro, che farò, scusami, per arrivare a Palazzo Chigi, e che farai, perché dicevi questo anche alla fine del libro, da tutto il tuo programma, diciamo, e che farai e che farà Fratelli d'Italia in vista del Quirinale, legato a questo discorso del bipolarismo, se riesci, ma riesci. Ci provo. Allora, sul tema del bipolarismo, io penso sì che si torni al bipolarismo, fortunatamente, perché non vedo un grande futuro per il Movimento 5 Stelle, che è stato un elemento, diciamo, di rottura del sistema bipolare, ma è stato anche un partito che, non so come spiegarlo, che turlupinava i cittadini, nel senso che loro hanno preso molti voti a destra, spacciandosi o per forza, diciamo, a ideologi, non ideologica, o addirittura, insomma, per forza vicina a certe istanze della destra, e poi puntualmente hanno portato quegli elettori a sinistra. Quindi li hanno tecnicamente fregati. Fortunatamente il Movimento 5 Stelle si è rivelato per quello che è, cioè un partito che ha una sua coerenza, diciamoci la verità. Spezzare una lancia fuori del Movimento 5 Stelle. C'è un elemento su cui i 5 Stelle sono coerenti. Giuro. Nell'aver tradito il 100% delle promesse da votare. Questo è una assoluta coerenza. Quindi dico, venendo meno il Movimento 5 Stelle, che a occhio, diciamo, la prossima legislatura non avrà i numeri che ha questa, e sostanzialmente mettendosi a fare, perché questo è il destino che prevedo per il partito di Conte o di Maio o di chi sia, cioè mettersi a fare il vassallo del PD, sostanzialmente noi torniamo a un sistema bipolare. Questo accadrà, diciamo, nella prossima legislatura. In questa legislatura abbiamo invece un Parlamento che, come sappiamo, è particolare, il che si innesta nell'elezione del nuovo capo dello Stato e impatta in maniera molto significativa. Allora, per quello che riguarda il centro, le manovre al centro, guarda, io ci credo sempre molto poco, perché se c'è una cosa che ho imparato della politica è che la politica non è matematica, la politica è proprio un'altra materia. E non puoi pensare che tu prendi il 2% di Renzi, l'1% di Calenda e altro, magari ci metti anche, che ne so, il 7% di Forza Italia e fai il 11%. No, non lo fai, perché la politica è, appunto, invece che matematica, come posso dirti, è coerenza. Coerenza? No, coerenza, cercavo un'altra materia che mi, però non che mi aiutasse, ma non mi aiuta. Però è un fatto di credibilità, cioè la credibilità del tuo messaggio.
non è la somma dei tuoi numeri. La gente, quando tu fai una cosa che non è credibile, ti abbandona. Allora, vedi, su questo tema del centro, secondo me bisogna un po' capirsi. Perché il centro in Italia è stata sicuramente una tradizione politica che ha una sua dignità, assolutamente. Però negli ultimi anni noi la interpretiamo, diciamo, la sovrapponiamo col trasformismo. Cioè il centro non è una cultura politica, è diventato, diciamo, quel partito politico che si mette in mezzo, sta lì al centro per l'appunto e va dove può governare. Perché non mi sembra neanche questa una cosa particolarmente intelligente. Questa roba, secondo me, non funziona. E quindi, diciamo, io non sono particolarmente preoccupata da grandi partiti di centro che possano mettersi a fare giochi particolari. Sono invece preoccupata dal tentativo che farà la sinistra dopo l'elezione del capo dello Stato, che è quella di riportarci a un sistema proporzionale. In barba a quello che Enrico Letta ha detto in pompa magna appena è stato eletto segretario del PD, io voglio un sistema maggioritario eccetera, quello che sta per accadere è che proveranno a riproporre un sistema proporzionale. Ora, cenni di legge elettorale. Sistema maggioritario significa che qualsiasi sia la forma che si realizza, diciamo, chi prende un voto più degli altri come coalizione ha un premio di eletti che gli consente di avere una maggioranza. Okay, quindi c'è sempre qualcuno che vince, tendenzialmente sai chi ha vinto la sera del voto e c'è uno che ha sulla carta i numeri per governare 5 anni. Sistema proporzionale significa io prendo il 13%, ho il 13% degli eletti, tu prendi il 20%, hai il 20% degli eletti, non ci sono coalizioni, non ci sono premi di maggioranza, cioè esattamente quello che hanno votato gli italiani. Nel sistema italiano, diciamo nel panorama italiano, con un sistema proporzionale non esiste una maggioranza, cioè centrodestra che normalmente può fare il 46-47, se tutti gli altri fa il 47 fa il 48, se tutti gli altri si mettono insieme c'è un 52. E quindi è finita la governabilità, è finita la visione, qua è solamente che i partiti che sono più bravi a mettersi insieme e a dimenticarsi da dove vengono, alla fine comandano sempre. È la ragione per la quale il PD, che ormai sta al governo da 10 anni senza aver mai vinto le elezioni, è disposto a fare qualunque cosa per rimanerci, tenterà di modificare la legge elettorale. Quello mi spaventa. Quello mi spaventa non per Fratelli d'Italia, perché io, per carità, lì faccio il mio lavoro nelle condizioni in cui lo posso fare. Mi spaventa per l'Italia, perché vuol dire che quello che noi abbiamo visto negli ultimi 5 anni peggiorerà nei prossimi 5. E questa nazione non ha molte altre possibilità di rimettersi in piedi, ok? Quindi chi vota la legge proporzionale chiaramente se ne assume la responsabilità. Questo lo dico anche per il centrodestra, con il quale mi pare siamo tutti d'accordo per non aprire in nessun caso un sistema di questo tipo, e spero che chiaramente tutti mantengano questo impegno. Ma sia chiaro che quando dovessero presentare una proposta di legge proporzionale, noi Fratelli d'Italia presenterà un emendamento nel quale dice che all'atto della presentazione delle liste tu sei obbligato a dichiarare anche quali sono i partiti con i quali sei disposto ad allearti in un eventuale futuro parlamento. Così quando tu vai a votare, quando voi andate a votare, saprete quali sono le maggioranze possibili se andate a votare quel partito. Quirinale è una partita molto complessa. Tieni presente che questo è appunto un Parlamento nel quale quasi nessuno vuole che la legislatura finisca prima, non tanto tra i segretari di partito quanto tra i parlamentari. Sapete che c'è stato un taglio dei parlamentari, le oscillazioni nel consenso dei partiti sono enormi, guarda i 5 Stelle, hanno preso il 32, adesso hanno una seconda il 15, e quindi la gran parte degli attuali parlamentari oggi non verrebbe rieletto, secondo i miei calcoli meno del 70%. Degli attuali non hanno la sicurezza di essere rieletti, anche perché intanto sono cambiati i segretari di partito e quindi, diciamo, anche i parlamentari dello stesso partito magari pensano di non, no, magari quelli che aveva candidato Renzi Letta non li ricandida, o quelli che aveva... Per cui la dimensione è molto complessa. Bisogna capire cosa intenda fare Mario Draghi. Ora, io ho un ottimo rapporto con Mario Draghi, guarda, io ho un rapporto di rispetto reciproco con Mario Draghi. Sicuramente sono una persona che
ogni tanto vado a parlare con Mario Draghi, come è normale che sia tra il capo del governo e il capo dell'opposizione, ma arrivo, non chiedo niente, faccio alcune proposte, faccio le mie critiche quando vanno fatte e me ne vado. Non è che... E credo che, diciamo, questo per qualcuno che deve fare il suo lavoro sia un modo corretto di operare. Dopodiché, io francamente, per quanto Mario Draghi sia una persona sicuramente autorevole, una persona che, per carità, noi venivamo da Conte, cioè, gli piace vincere Fabio, però io anche questa santificazione di Mario Draghi che si fa quotidianamente, cioè, nel senso, sì, è sicuramente una, forse l'idea più autorevole che oggi abbiamo sulla scena internazionale, una persona molto competente anche quando ci parli, è una persona con la quale è facile dialogare perché conosce le materie, è una persona che ha un'intelligenza dal suo punto di vista, però sinceramente mi colpisce non tanto della gente quanto per esempio della stampa questo proprio totale incapacità di fare il proprio mestiere, che sarebbe approfondire, no? Fare le pulci al potere costituito, di solito insomma noi, la stampa libera così dovrebbe fare, è una beatificazione continua, qualsiasi cosa accade, Mario Draghi, no, cioè questo mi colpisce, devo dirti, mi colpisce perché io non sono abituato a farlo, forse anche per questo Mario Draghi ha un rispetto, queste sono le persone intelligenti, io quando qualcuno mi fa una critica che considero sensata, comunque lo rispetto, posso essere d'accordo o non essere d'accordo, ma lo preferisco a quelli che vengono a leccarmi i piedi, francamente, lo dico sinceramente. Mi piacciono le persone intelligenti. Invece in questo mondo Mario Draghi è insindacabile, e secondo me le persone non sono mai insindacabili, Mario Draghi sta facendo delle cose giuste e delle cose sbagliate dal mio punto di vista, e Fratelli d'Italia non manca di farlo notare. Presidenza della Repubblica, intanto bisogna capire se lui si è candidato, si vuole candidare o non si vuole candidare. Non mi pare che ci sia una grande maggioranza a sostenere Mario Draghi, perché per l'appunto mi pare che tutti lo vogliono portare al 2023 per non rischiare di andare al governo prima. Io non so dirti se oggi se Fratelli d'Italia sosterrebbe Mario Draghi al Quirinale. Per me l'unico elemento sicuramente positivo è che chiaramente Mario Draghi al Quirinale invece apre la strada delle elezioni anticipate. Tu sai che io spero di votare il prima possibile, sì, ma altri elementi sinceramente non li ho. Per me è fondamentale che il centrodestra, che si può giocare una partita in questa elezione del capo dello Stato, la giochi compatta e la giochi con qualcuno che abbia questo interesse: difendere la sovranità nazionale italiana, fare rispettare le regole della Costituzione. Questa è la ragione per la quale diventa ad esempio molto difficile così insomma lavorare per rieleggere un capo dello Stato, per eleggere un capo dello Stato che per esempio venga dal PD o che per esempio diciamo sia particolarmente gradito all'Europa. Io ho letto su non so quale grande quotidiano che il PD, sentite questa, perché noi siamo proprio all'ufficio stampa di Macron, che il PD lavora per un presidente della Repubblica gradito ai francesi. No, che gli frega loro gli italiani, signora, che domande? Il PD lavora per un presidente della Repubblica gradito ai francesi, ecco come correttamente dice la signora in terza fila, io lavoro per il presidente della Repubblica e faccio gli interessi degli italiani, perché? L'altra sera seguivo un programma che seguo di rado, che diciamo, ma perché in generale guardo proprio poco la televisione, che è 8:30 da Gruber. E c'era questo Carlo De Benedetti, imprenditore italiano, naturalizzato svizzero, già editore di Repubblica, adesso del Domani, insignito della Legion d'Honneur della Repubblica Francese, la massima onorificenza che lo Stato di Francia riconosce una serie di esponenti del PD, bella, chissà perché, e Carlo De Benedetti diceva se vincesse il centrodestra, se per esempio la Meloni ambisse a fare il premier, comunico che l'Europa non lo consentirebbe.
Ora voi capite che è una dichiarazione gravissima questa. Ma che vuol dire che l'Europa non consentirebbe? Ma noi non siamo una nazione sovrana, ma non siamo una nazione democratica, non siamo una nazione che come tutte le altre ha interesse, ha il diritto di scegliersi la sua classe politica, la sua classe dirigente. Perché almeno prima la sinistra questo ci aveva, diciamo, il buon gusto di negarlo. Crisi del 2011, vi ricordate quando Berlusconi è andato a casa? Quando Berlusconi è andato a casa, a voi vi hanno detto che c'era lo spread perché il governo non era credibile. Ma perché lo spread è salito nel 2011 a 560 punti? Ve lo dico io. Lo spread nel 2011 è salito a 560 punti perché la Deutsche Bank, una banca tedesca, si è venduta in 48 ore tutti i titoli di Stato italiani che aveva in pancia, e questo ha prodotto chiaramente panico sul mercato e lo spread è schizzato a 560 punti. Era una operazione voluta per rimuovere Berlusconi, presidente di un governo democraticamente eletto da lì, e metterci Mario Monti. Perché? Perché Berlusconi, che era un signore che chiaramente era stato eletto dai cittadini e quindi doveva fare gli interessi dei cittadini, si rifiutava per esempio di firmare una serie di accordi in Europa come il Fiscal Compact, piuttosto che quella versione del Fondo Salva Stati che poi fu approvata. Per cui Berlusconi con quell'operazione fu rimosso, fu sostituito con Mario Monti, il quale Mario Monti fece una serie di provvedimenti lacrime e sangue che tutti conosciamo, la l'IMU, compagnia cantante, la legge Fornero, che era quello che l'Europa voleva, e bravo, bravo, bravo Mario Monti. Dopodiché da Mario Monti in poi al governo c'è sempre rimasto il PD, anche se il PD non ha mai vinto le elezioni, perché si dice che il PD sia gradito all'Europa. E che vuol dire gradito all'Europa? Vi spiego il PD in una cosa che sta accadendo negli ultimi giorni. Ok? Così capiamo. Team. No, perché quando ci abbiamo tempo mi piace spiegare un po' di cose che è più difficile dire nelle trasmissioni televisive. Questa è una battaglia che Fratelli d'Italia fa da tanto tempo. Quando ci sono state le privatizzazioni famose, no? Periodo, Liri, Prodi e compagnia, l'Italia ha fatto questa cosa curiosa, come sempre facciamo noi, ha buttato un bambino con l'acqua sporca, e invece, diciamo, di privatizzare, ha preso e ha svenduto una serie di asset strategici che aveva. Di fatto, in molti casi, trasferendo quello che era il monopolio pubblico a un monopolio privato. Uno di questi fu la rete di comunicazione. Ma noi, non è che quando abbiamo privatizzato la Telecom, abbiamo privatizzato l'azienda. Noi abbiamo privatizzato la rete, l'infrastruttura. Siamo l'unica nazione al mondo che ha la rete di telecomunicazioni in mano a un privato. Oggi quel privato è segnatamente a maggioranza straniera, francese, Bolloré, Vivendi, ok? Quindi noi siamo l'unica nazione al mondo che ha la rete delle telecomunicazioni in mano a uno straniero. Oh, tu dici che ci frega? Che ci frega? Semplice, semplice. Adesso deliro, eh? Però cerchiamo di semplificare. Scoppia la guerra? Se potevo telefonare. Adesso sto semplificando, però i dati sensibili, adesso che c'è ad esempio tutto il tema della digitalizzazione, qui è una cosa che non sta nel cielo all'interno. Allora, Fratelli d'Italia, che mentre fa tutto il lavoro che fa, si occupa di tutte queste materie delle infrastrutture strategiche, io ve le posso raccontare tutte, ci sono storie pazzesche, deposita a un certo punto una mozione dove dice, perché poi in tutto questo, siccome TIM è stato un monopolio, a un certo punto ha smesso di fare investimenti. La rete delle comunicazioni, noi abbiamo inventato il telefono, quindi in teoria eravamo i primi, la rete delle comunicazioni diciamo era, stava indietro, e quindi lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti ha dato vita anche a Open Fiber, che è un'altra azienda che si occupa, diciamo, della, adesso non voglio entrare nel tecnico, ma insomma dell'ammodernamento della rete, fibra ottica. E quindi c'è questo tema per cui tu hai Cassa Depositi e Prestiti che sta in parte dentro TIM e in parte dentro Open Fiber. Fratelli d'Italia presenta una mozione e dice, guardate, questo problema si risolve facile. La rete, cioè la proprietà dell'infrastruttura, deve essere pubblica, cioè dello Stato, e si dice tecnicamente non verticalmente integrata, cioè chi ha il possesso della rete non può vendere il servizio. Per cui la rete è dello Stato proprietà pubblica, il servizio viene venduto dai privati in regime di libera concorrenza. Ok?
mi pare una soluzione sensata, famosa rete unica sensata. Il Parlamento approva questa roba, c'era il governo Gualtieri con Conte 2, e loro si mettono a brigare per far sì che alla fine tutta, sia TIM che Open Fiber, finissero sotto controllo TIM e quindi dei francesi. Ok? Noi stiamo ancora lì adesso, insomma, alcune cose sono cambiate perché poi c'è stato un fondo scontro che non vi sto a spiegare, e a un certo punto c'è un fondo americano, tale KKR, che fa una proposta per l'acquisizione di TIM. E ieri il PD dice, l'ho letto ieri mattina sul giornale, sono impazzita, che KKR, dopo che loro hanno difeso i francesi eccetera e compagnia, e noi dicevamo guardate qui il problema non sono i francesi o gli americani, qui il problema è che la rete deve essere italiana, cioè non è che se io passo dai francesi agli italiani mi cambia qualcosa, a me non frega niente di Bolloré, a me interessa che la rete sia. E invece ieri il PD e Calenda ci dicono che secondo loro l'offerta di KKR c'è un azionista di riferimento amico di Macron, mentre Bolloré di Vivendi nelle presidenziali francesi si è schierato con Zemmour, cioè con uno dei suoi candidati sfidanti. Quindi noi non abbiamo più semplicemente un partito che fa gli interessi francesi in Italia, noi abbiamo un partito che governa l'Italia, che fa proprio l'ufficio stampa di Emmanuel Macron. E questa io la trovo una cosa vergognosa, perché di esempi come questi ve ne potrei fare mille. Borsa Italiana è stata svenduta ai francesi, Stellantis, la famosa Fiat, gli abbiamo coperto un prestito di 6.500.000.000 di euro, non più di, che era, un anno fa, dopodiché hanno preso, diventata tutta francese, il governo francese siede nel consiglio d'amministrazione, hanno chiamato le nostre aziende italiane che si occupano dell'automotive e gli hanno detto signori comunichiamo ufficialmente che da gennaio 2022 voi non lavorate più con Stellantis, le hanno chiamate quasi tutte, ok? Tutte operazioni che sono state fatte con il PD al governo. Allora, ti credo che l'Europa, se arriva la Meloni, si indispettisce, perché se arriva la Meloni al governo, ma non, tu non lo trovi più che io ti regalo la Borsa Italiana, la rete di comunicazione, la Fiat e questa pezza di mare italiana. Questa roba non si può fare, quindi quando si dice l'Europa non lo consentirà, si dice che ci sono alcune nazioni che chiaramente dalla presenza del PD al governo, della sinistra al governo, stanno ottenendo moltissimo e che non otterrebbero più gli stessi vantaggi se ci fosse un governo di patrioti che vuole fare lì, che vuole difendere l'interesse nazionale. Io voglio un Presidente della Repubblica che sia in grado di garantirmi su questo la difesa dell'interesse nazionale italiano. Chi vince le elezioni, perché l'hanno scelto gli italiani, governa 5 anni, che piaccia o non piaccia ai francesi, a Macron, alla Merkel e a chi più ne ha più ne metta. E guardate, e chiudo, sia chiaro che io non ce l'ho né con i francesi né con i tedeschi, eh. I francesi fanno benissimo il lavoro loro, fanno benissimo la difesa dei loro interessi, i tedeschi fanno benissimo la difesa dei loro interessi. Quello che è vergognoso è che in un'Europa nella quale gli altri difendono il loro interesse nazionale, a noi dicono che dobbiamo fare quello che ci dicono gli altri che difendono il loro interesse nazionale e non il nostro. Possiamo avere anche noi, anche la Merkel, Emmanuel Macron e tutti quelli che difendono i loro interessi nazionali? Ecco, questo si può fare col centrodestra e non si può fare col centrosinistra. Allora, mi dispiace che mi dico, però sono cose che non riesco mai a raccontare. No, no, ma è interessantissimo. Decisamente interessante. Paolo Gentiloni, che allora gli ha chiamato commissario. E io volevo il nome. Perché è sicuramente una brava persona, cioè una persona capace, preparata. Paolo Gentiloni, che è tanto amato in Europa, quando era ministro degli esteri, firmò un trattato che si chiama Trattato di Cagliari, che è stato firmato grazie a Fratelli d'Italia, con il quale regalava ai francesi un pezzo di mare italiano vescosissimo, senza motivo! Senza motivo! Allora, capite? Cioè, voi c'ha Paolo Gentiloni, c'ha la regione, non è? E se credo, pure io gliela davo, sono Macron, giusto?
e così Bassanini, tutti quanti questi della sinistra hanno tutti la, andate via a vedere la lista, andate su Wikipedia, mettete le Legion d'Onore e mettete gli insigni italiani e voi guardate e ditevi che partito sono. Io non voglio diventare la colonia francese, no, guarda, no, io sono tanto fiera di essere italiana, voglio rimanere italiana. E tutto il rispetto che posso avere per i nostri amici del Paese. Per ragioni di tempo, naturalmente, tutte le domande che mi ero preparato. Poi io dovevo far riposare. No, ma fermi, anche perché sono stanco, sincero. No, però una domanda sulla pandemia e sul Covid, visto che parli nel libro. Magari andiamo verso la chiusura, no, la volevo fare. Ti faccio divertire, sì. No, tu hai detto, hai scritto che il Covid ha avuto sulle nostre esistenze l'impatto di un uragano. E poi parli di globalizzazione, del fatto che non eravamo pronti, perché chiaramente da un mercatino di Wuhan della Cina è arrivato fino a noi. Mercatino a parolone. Sì, vabbè, insomma, comunque è arrivato in modo, diciamo, molto veloce. E hai attaccato comunque il governo sempre. Allora io adesso faccio l'avvocato del diavolo, si poteva fare meglio, ma si poteva pure fare peggio, perché comunque l'Italia nel panorama nazionale, nel panorama internazionale, forse ha dato una risposta al netto dei contagi. Adesso, penso a oggi, penso al netto dei contagi di oggi e delle vittime di oggi, e penso a quello che era successo nella fase iniziale, anche perché ha sorpreso tutti. Ci ha preso tutti di sorpresa. Allora, che il Covid ci abbia preso tutti di sorpresa non ci piove. Che noi non fossimo preparati per chiaramente la prima fase, nella quale non sapevamo con che cosa avessimo a che fare, mi pare ugualmente evidente. Tant'è che molte cose che sono state fatte al tempo, in realtà io le ho condivise, cioè il lockdown al tempo io lo condivisi, nel senso che noi primo lockdown, non sai con che cosa hai a che fare, e ovviamente devi prendere le misure più estreme per essere sicure, per studiare. Dopodiché però, Paolo, io sono stata critica e sono critica, non ho mai fatto una critica senza fare anche una proposta. E posso dire una cosa, nessuno lo riconoscerà come sempre, ma noi avevamo ragione nella quasi totalità delle cose. Tipo che l'abbiamo detto. Faccio ancora prima. Per esempio, per capire come Fratelli d'Italia ha affrontato questa pandemia, nel primo incontro che noi avemmo con Conte, due giorni dopo il primo lockdown, io dissi: guarda, secondo me, siccome lì non sapevamo di che cosa parlavamo, dovreste fare uno studio per capire sul piano statistico come colpisce il Covid, letalità e mortalità. Cioè prendete i dati statistici sulle morti di questi ultimi due mesi, sui morti, li confrontate provincia per provincia con i morti dello stesso periodo dell'anno precedente e cerchiamo di capire come impatta. Non lo fece, lo abbiamo fatto noi, con l'ufficio studi di Fratelli d'Italia, ditemi voi. E ad aprile 2020 noi abbiamo fatto una conferenza stampa spiegando alcune cose che secondo noi erano la valenziana, cioè erano palesi del Covid. La prima era: il Covid contagio è molto veloce, ma colpisce soprattutto in alcune fasce d'età. Quindi, primo tema era messa in sicurezza degli anziani. Cioè, se io ho 0,01, perché anche questi sono numeri, e i numeri fortunatamente non sono un'invenzione. Oggi i dati dicono, che prendete le statistiche, sono superiori di sanità. Possibilità, la letalità, che diciamo, la possibilità di morire in rapporto al contagio, da 0 a 19 anni è la stessa, numericamente parlando, possibilità di essere colpiti da un fulmine. La stessa, con numeri, meno di 0,01. Dopodiché invece la stragrande maggioranza dei morti ha più di 65, 70, 80 anni, nessuno ne parliamo, e poi ci sono gli immunodepressi. Allora, che senso aveva chiudere le palestre ai ragazzi di 20 anni, che oltretutto fino a prova contraria a casa mia lo sport, diciamo, sulla qualità della vita e quindi anche sul sistema immunitario e quindi anche sulla tua capacità di difenderti da un contagio è fondamentale?
chiudere le palestre ai ragazzi di 20 anni, atteso che l'attività motoria, io mi alleno 4-5 volte a settimana e la gran parte degli allenamenti che faccio li posso fare in distanziati tranquillamente, quando poi costringevamo un'anziana di 85 anni a stiparsi sull'autobus con altre 200 persone per andare a prendere la pensione alla posta? Cioè, tra le due, qual era la priorità? Chiudere la palestra o mettere in sicurezza gli anziani e potenziare i mezzi pubblici? Io penso che fosse potenziare i mezzi pubblici. Perché invece di potenziare i mezzi pubblici hanno chiuso le palestre e i ristoranti? Perché era la cosa più facile da fare. È ovvio che tu per chiudere i ristoranti e la palestra è una riga del decreto, i ristoranti sono chiusi e per potenziare i mezzi pubblici invece ti devi mettere a lavorare pesante. E il governo ha sempre fatto, in questa vicenda della pandemia, secondo me, la cosa più facile. Adesso pure qui, Green Pass. Il Green Pass ci renderà liberi. Siamo liberi? No! Oggi si riparla delle stesse restrizioni dello scorso anno. Mascherini all'aperto dal lunedì. Mascherini all'aperto, adesso poi ti dicono i contingentamenti, feste di Natale. Io ho tirato fuori due pagine, due titoli della prima pagina di Repubblica. Novembre scorso anno, novembre di quest'anno, identiche. Il piano per salvare il Natale. Solo che adesso abbiamo il 84% della popolazione vaccinata. Quindi che cos'è che non ha funzionato? C'è qualcosa che non ha funzionato. Allora, intanto non ha funzionato, secondo me, che la campagna vaccinale fondamentale, ma da sola non risolveva. Cioè c'erano altre cose che comunque tu non dovevi rinunciare a fare. Perché? Perché quello che noi sappiamo ormai dall'inizio è che il contagio, se è molto efficace, diciamo, sull'aggravarsi della malattia, è che il vaccino, chiedo scusa, se è molto efficace sull'aggravarsi della malattia, è meno efficace sul blocco del contagio. E quindi il Covid continua a correre anche con il vaccino. E quindi, secondo me, il governo ha una responsabilità molto grave. Io ricordo Mario Draghi aver detto in una conferenza stampa, e lo contestai, perché avessi fatto io una cosa del genere, mi avrebbero linciato per appunto la santificazione. Le persone che accederanno a un posto dove si accede solamente con Green Pass hanno la certezza di trovarsi tra persone non contagiose. Falso. Che cosa ha portato questa comunicazione errata? Quanta gente avete visto che è arrivata e vi ha detto tanto c'ho il vaccino e si è tolta la mascherina? Ha portato a comportamenti sbagliati sul piano pandemico. Quindi intanto l'informazione è stata tutta scorretta. Governo, e oltretutto prima di basi scientifiche, che è quello che io continuo a chiedere, io non faccio il virologo, però mi leggo i dati, mi guardo le cose. A un certo punto il governo dice, Green Pass, che in Europa dura 9 mesi, noi lo portiamo a 12 mesi. Io ho detto, scusate, ma sulla base di quali evidenze scientifiche voi portate la durata del Green Pass a 12 mesi? Vuol dire che il vaccino ha una copertura di 12 mesi? No, 6 mesi. E allora perché hai portato il Green Pass a 12 mesi e adesso lo riporti a 9 mesi? Cioè sono state fatte una serie di cose totalmente, assolutamente folli, diciamo sul piano della comunicazione, sul piano dell'assenza di trasparenza, e il tema del Green Pass è stato, secondo me, estremizzato anche nei toni, anche nell'atteggiamento verso magari le persone che erano un po' più spaventate o più dubbiose sul tema del vaccino, in realtà volutamente per distogliere l'attenzione anche qui da tutto quello che non si faceva. Mezzi pubblici, ormai siamo al secondo anno, signori, non è più emergenza. Dopo 2 anni questa roba del potenziamento dei mezzi pubblici tu la devi avere fatta, chiaro, perché non stiamo più parlando dell'emergenza, qui parliamo della normalità. Mezzi pubblici, scuole, che è stato fatto per le scuole? Hanno messo un altro 2 milioni, io non mi ricordo la somma, ma hanno messo altri soldi sui banchi a rotelle. I banchi a rotelle, che tecnicamente tu col banco a rotelle ti avvicini pure più facilmente a un altro, mi sbaglio? È meglio il banco fermo. Qual è il senso del banco a rotelle? Tu dici forse sarebbe stato meglio investire in tecnologia, visto che poi siamo tornati alla data. Sono andata da Draghi, cioè io sono andata da tutti a spiegare, secondo me una cosa poteva essere efficace, ma lo dice una parte significativa della comunità scientifica, l'ha fatto il nostro presidente della regione Marche, Francesco Asguaroli, l'aerazione meccanica controllata. Se tu metti nelle aule scolastiche l'aerazione meccanica controllata, cioè il ricircolo dell'aria, questa roba qui ti viene a riparo dal grosso del contagio. Vero o non vero? Qualcuno lo può
verificare, invece continuare a comprarsi banchi e rotelle che non ci servono a niente. Seconda cosa, il tema di una cura. Scusate, ma perché il Covid è l'unica malattia del mondo che non si può curare? Perché vuol dire, anche per il vaccino, anche per la varicella c'è un vaccino, ma c'è pure una cura. Perché tutta la ricerca italiana non è concentrata a cercare una cura sul Covid che risolverebbe, quella sì, il problema definitivamente? Anche qui, difesa dei confini. No, perché adesso l'ultima è bellissima. Ieri ci annuncia Speranza, in combo con la Lamorgese, qui sappiamo proprio... il governo dei migliori, i migliori del governo dei migliori, la Coppola, Concese e Speranza ci annunciano che hanno bloccato, sentite, i voli da una serie di nazioni africane. Però i migranti arrivano stessi. Com'è che ci arrivate tutti e la Concese e Speranza non ce la sa? Scusate, io ho chiesto, scusatemi, come fate a sapere che chi si imbarca con i barconi dalla Libia o dalla Tunisia non è passato dalle nazioni dalle quali voi state bloccando i voli? Che senso ha? La difesa dei confini, la messa in sicurezza dei confini è un'altra delle cose che hanno fatto dall'inizio. Ma la sinistra, siccome c'ha la tara ideologica, questo non lo farà mai. Per cui, per paradosso, gli italiani non vaccinati a un certo punto verranno chiusi dentro casa come se non avessero più i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, ma i non italiani non vaccinati avranno più diritti di quelli previsti nella nostra Costituzione, e questo è intollerabile, ed è un'altra cosa sulla quale io ho continuato a fare domande. Dopodiché, sulla campagna vaccinale, qua poi io sono diventata Novax per fare queste domande, per aver chiesto, no, sui vaccini, la sinistra ha inventato per me la categoria dei Novax vaccinati, cose divertentissime, non smetto di fare domande. In ogni caso, ho detto e ribadisco al governo, c'è un modo solo per convincere davvero gli italiani scettici eventualmente a vaccinarsi, perché guardate, non sono moltissimi Novax, io me li ricordo i Novax, Paolo, ti ricordi quando è uscito il decreto della Lorenzin con le 13 vaccinazioni obbligatorie per i bambini? Io non mi ricordo tutta la gente in piazza, come oggi vedi migliaia di persone in piazza, ti devi interrogare su perché c'è tanta gente che non è d'accordo, perché comunque stiamo forzando rispetto alle regole dello Stato di diritto, rispetto alle regole della libertà costituzionale, cioè ogni volta abbiamo dei precedenti che poi sono, per chi sa ragionare, sono precedenti pesanti, signori miei, no? Quindi c'è tanta gente che questo, diciamo, non lo accetta. Io obiettivamente vedere un governo che mi spara con gli idranti su lavoratori in ginocchio che si tengono per mano e che non si presenta quando arrivano migliaia di fattoni da tutta Europa a farmi i rape illegali dentro casa, francamente ho difficoltà a comprenderlo, no? La Borgese, gli idranti, quando sono arrivati sti panca bestia a Viterbo e sono andati a ballare in un'area protetta tra stupri, omicidi, spaccio di droga e assembramenti, non ce li avevi da andarli a sparare pure lì? Perché anche lì, insomma, i due pesi e le due misure di questo governo non fanno paura. Vuoi essere incredibile? Il governo vuole essere, su questo vuole mettere una parola definitiva per cercare di convincere sulla sicurezza anche le persone che magari sono scettiche, che secondo me non vanno trattate come se fossero dei paria solo per questo, vanno accompagnate, vanno convinte, piano piano, con informazioni chiare, con trasparenza e con responsabilità. Il governo metta nero su bianco che si assume la responsabilità di indennizzare chiunque dovesse avere problemi figli del vaccino. È il modo più serio per convincere le persone, perché vuol dire che tu credi in quello che stai facendo, e secondo me è il messaggio che andrebbe dato, perché il governo serio fa così, si prende una decisione e se ne assume la responsabilità. Mi fa specie che quando noi abbiamo presentato questo ordine del giorno il governo l'abbia bocciato, mi fa specie, perché secondo me questo, diciamo, è sbagliato. Dopodiché, campagna vaccinale bellissima, utilissima, bisogna fare una serie di altre cose. Per dire questo, io sono considerata una specie di mostro Novax, non sono Novax, sono una persona che ha rispetto per la scienza, proprio perché ho rispetto della scienza, e qui non parliamo d'opinioni, quando faccio una domanda voglio avere una risposta sensata.
che mi convinca. Perché invece i dati che non si capisce niente, le opinioni che cambiano da un giorno all'altro, le tesi che cambiano da un giorno all'altro, secondo me quello non è scienza. Ok? E del resto, se, poi la scienza è Burioni, che secondo me c'è ben capito una moderna. Però no, a parte questo, servono informazioni serie, serve, punto, anche qui, e poi mi taccio veramente. Un'altra cosa che io non ho capito di questa ricerca: perché noi non possiamo sapere quanto paghiamo una dose di vaccino? Cioè noi, allo stato attuale, l'Unione Europea ha opzionato, acquistato 4 miliardi e 600 milioni di dosi di vaccino per 440 milioni di abitanti circa, quindi 10 dosi a testa, lattanti compresi, quindi siamo coperti, diciamo così, per i prossimi anni possiamo dare, e ha fatto bene, per carità, ma noi non sappiamo, non possiamo sapere, perché sono dati segretati, né quanto costa produrre una dose di vaccino, né quanto la paghiamo. Che dicono che secondo i loro calcoli il costo di una dose di vaccino viaggia tra 1,5 euro e 2,8 euro di produzione, e il costo a cui lo acquista l'Unione Europea viaggia tra i 18 e i 24 euro. Ma questo noi non lo sappiamo per certo. Perché non lo possiamo sapere? Sono soldi nostri. Che cosa c'è da tenere segreto? Allora capite che fare la campagna così è ovvio che poi alimenta il complottismo, le tesi surreali. Ma chi ci voleva mettere nero su bianco tutto quello che c'era? Quanto lo paghiamo? Qual è l'efficacia? Anche dire, signori, sono vaccini che noi abbiamo sperimentato per 6 mesi. Normalmente un vaccino viene sperimentato per 10 anni. Certezze, certezze, certezze non ne abbiamo, però secondo i nostri dati sicuramente è un elemento che ci rafforza. Vi preghiamo di credere in quello che stiamo facendo e vi dimostriamo che ci crediamo, perché siamo pronti a indennizzarvi. Ma secondo voi sarebbe stato più convincente farlo così o dire prima tutte le cose surreali che abbiamo sentito dire, e poi quando la gente si è preoccupata, allora non esci di casa, schifoso topo di fuori, come è stato fatto? Io penso che sarebbe stato più serio, perché è quello che poi hanno fatto in molte altre nazioni d'Europa, perché la Spagna ha dati di vaccinazioni più alti dell'Italia e non ha il Green Pass, non c'ha l'obbligo, non c'ha niente. Forse hanno fatto una campagna decente di informazione dei loro cittadini, perché gli italiani non sono cretini. Sono cretini secondo la sinistra, che la considera popolo bue. Secondo me, ed è stato dimostrato in questa pandemia, sono persone molto responsabili, per cui se tu gli spieghi bene come stanno le cose, anche con i problemi che ci possono essere, con le certezze che non hai, li convinci molto più facilmente che se giochi a dire o è come dico io o ti chiudo dentro casa e non hai più i diritti civili, che è un modo molto curioso di procedere anche di questo governo. Tra l'altro, leggevo sui giornali stamattina, e andiamo a chiudere, che appunto stanno lavorando su questa pillola anti-Covid, sempre diciamo prodotta dalle stesse case farmaceutiche dei vaccini, per convincere i Novax, cioè loro dicono se una pillola, la pillola la prendono. No, ma questo ci sta, io spero che serviamo una cura, guarda, questo seriamente, io penso che ci siano gli elementi per trovare una cura anche per questa malattia, insomma, la ricerca mondiale che abbiamo. E continuo a chiedermi perché non sia la priorità, ma anche della ricerca italiana, insomma, non è che ha niente da invidiare alle altre nazioni. Cioè, mi piacerebbe che l'Italia fosse prima in questo, no? E piuttosto che il paese che ha utilizzato il Green Pass in maniera più invasiva. Che poi i risultati li vedremo nella media distanza anche qui, perché io guardo i dati delle altre nazioni e anche dove era vaccinata la stessa popolazione che è vaccinata da noi, man mano che l'efficacia del vaccino termina, il Covid risale. Cioè, quindi è ovvio che tu rischi di andare incontro anni e anni in cui fai più o meno le montagne russe. Qualcuno ha stimato una decina d'anni. Sì, la cura chiaramente di... risolverebbe il problema, secondo me, in un altro, da un altro punto. E anche qui non ho capito, e chiudiamo, questa indisponibilità di Roberto Speranza a parlare, per esempio, con questi medici delle cure. Adesso io non sono un medico, non ne so niente, però ci sono questi medici che sostengono di aver curato con una serie di farmaci da banco, una serie di integratori eccetera, sì. Il Covid preso nelle prime ore, insomma, questo eviterebbe l'ospedalizzazione. Non so se sia vero o se non lo sia, non ho gli elementi scientifici per dirlo, non mi permetterei mai.
mi colpisce che Speranza non ci abbia mai voluto parlare, perché voglio dire, magari qualcuno che c'è qualcosa di interessante da dire, noi abbiamo approvato una mozione all'unanimità al Senato, tutti i partiti, per dire di approfondire questo tema, e lui l'ha impugnato, ha fatto ricorso, cioè di questo tema non lo vuole aprire, perché? Probabilmente perché non è un medico, signora, però ha grandi dei gruppi scientifici ai quali si riferisce, è ministro della salute, ci sono un sacco di non medici che hanno fatto il ministro della salute ultimamente, nel senso che uno deve avere l'umiltà di ascoltare chi conosce la materia, però se non ci parli non sono questioni di complotto, secondo me sono proprio questioni di mala gestione di questa vicenda, che poi si è tentata di coprire estremizzando la comunicazione, cioè alla fine per non dare risposte su alcuni temi si è cominciato a dividere gli italiani tra i provax e noax, la gente che si insulta, quello che è una guerra tra poveri, una specie di guerra tra poveri o tra disperati o tra persone spaventate in un senso o nell'altro, e le persone sono diverse, no? È ovvio che ognuno ha i suoi tempi, ha i suoi modi, però ripeto, io credo che avesse avuto, che avesse più senso accompagnare tutta la nazione con serietà, con informazioni chiare, senza dire un giorno sì, AstraZeneca 55, poi 60, poi mix vaccinale funziona e poi non funziona, e poi se ti fai Moderna sotto i 30 anni ti viene la miocardia, cioè no, tutte queste informazioni che e uno si preoccupa, si spaventa. Informazioni chiare, con chiarezza e anche con i dubbi che si aveva. Basta, ho già detto come la penso, e fare tutto quello che competeva la politica, per questa la parte che compete la scienza. Quello che competeva la politica è mancato completamente. Per questo poi sono messi a fare tutti gli scienziati e abbiamo pensato di lavorare solamente sul tema dei vaccini. C'erano un sacco di altre cose da fare, ci sono un sacco di altre cose da fare che si continuano a non fare, secondo me è un grande errore. L'ho detto, continuerò a dire e possono dire di me quello che vogliono, perché non rinuncio a fare le domande che ho sempre fatto e a cercare di dare le risposte che ritengo che vadano date. È un esemplare unico. Faccio una domanda secca, risposta secca, quello che cominciamo. È un esemplare unico, ci sarà un... io sono Giorgio II. Non lo so, penso a Palazzo Chigi. Guarda, non ti nego che la casa editrice mi ha sondato. Ma scrivi un altro libro, ho detto, ma mica sono Bruno Vespa. Diciamo, per ora mi hanno già dovuto convincere a scrivere questo, ci ho messo tantissimo, perché ci ha voluto più di un anno a trovare il tempo comunque di scrivere e di concentrarsi. Poi se domani avremo altre cose da raccontare, le racconteremo nei ritagli di tempo. Buon lavoro, grazie a tutti.